Nei capi moda torna protagonista la pelle e le tendenze dicono osare col colore. Daniela Colucci. Liscia, pulita, essenziale, ricercata, ma anche vissuta, alternativa, usata, la pelle torna protagonista e mai come quest'anno gli stilisti di ogni età le hanno dato spazio e visibilità in passerella, mostrando l'alta qualità dei prodotti proposti dalle concerie italiane e la bravura degli artigiani nel lavorarli e trasformarli in preziosi capi e accessori moda. A Linea Pelle, la rassegna internazionale che presenta ai creativi la più ampia offerta del mercato con 1100 aziende da 40 paesi, le parole chiave sono qualità, innovazione, ricerca, impegno ambientale, perché l'industria conciaria afferma di produrre solo recuperando la pelle animale grezza, proveniente dagli scarti della macellazione. C'è una concorrenza abbastanza aperta in tutti i mercati, la conceria italiana è considerata leader in ogni aspetto, quello stilistico, quello qualitativo e quello della cosiddetta responsabilità sociale ed ambientale, cioè la famosa sostenibilità. Veniamo ai trend per la primavera estate 2016 che dicono colore, colore, colore. Una palette, quella dei campionari, che tocca tutti i toni dell'arcobaleno, soprattutto per i pellami destinati a cinture, calzature e borse. Il colore è fondamentale, specialmente per quanto riguarda l'estate. Questo è importantissimo. E poi non è solo il colore, è anche la mano, diciamo, la morbidezza, il look. Cerchiamo sempre di farvi, diciamo così, trovare qualche cosa di innovativo. Il tuo è un rosso relativo. Toni decisi e su tutti il rosso con le sue innumerevoli variazioni. Carminio, amaranto, porpora, fuoco, mille sfumature e tonalità che declinate su giacche, giubbini, gonne, sandali, pochette danno una certezza. È davvero il colore della passione che si trasforma in eleganza, la luce che accende i neutri. Abbiamo puntato molto sul rosso perché è un colore brillante, vivace. In più abbiamo anche dedicato a questo colore un nome molto particolare, Danger. Visto che siamo sempre in una situazione di pericolo, abbiamo deciso di associare questo nome a questo tipo di colorazione. In più abbiamo anche fatto varie declinazioni, come potete vedere alle mie spalle, con macchiature che possono essere effettuate in vari colori a spezzare questa colorazione ma a renderla ancora più ricca. Allora vuol dire che il TG2 è un TG alla page? È un TG alla page e come sto notando anche voi avete nel vostro simbolo il rosso presente, quindi non può far altro che confermare quello che erano i miei sospetti. Entriamo in un salone buio e affollato dove i responsabili dell'ufficio stile, i compratori, i consulenti d'azienda si accalcano intorno a tavoli per sbirciare, toccare, annotare sui loro taccuini. Qui siamo nel cuore della manifestazione, lo spazio Tendenze, dove sono esposti i campionari di nuovissima generazione. Niente domande, lo scouting è sacro. Buttiamo l'occhio e notiamo lavorazioni raffinate, pastelli sabbiose con note di verde, azzurro, cipria, molti disegni da mascherare. Cascati arabeggianti, tanti morbidissimi intrecciati o proposte bio chic romantiche come questo color glicine. E poi tanta pelle lucida, effetto acqua, tanti toni e materiali che ricordano nel mood la stagnola dei presepi. E a rivivere come in un album le sfilate delle ultime Fashion Week si nota la passione degli stilisti nel preferire un materiale duttile, personalizzabile, decisamente moderno. E i manufatti mettono d'accordo i biker come i cultori del classico, le ragazze giovani dallo spirito libero come le signore un po' più âgée, che amano esaltare la silhouette, fiere della loro femminilità.